Oggi siamo a Cortona, la città natale di Luca Signorelli, di Pietro da Cortona, di Gino Severini, ovviamente in Valdichiana. Cortona è ricchissima di scorci caratteristici, di piazze bellissime, di palazzi affascinanti e ovviamente anche di chiese. Qua siamo di fronte alla cattedrale di Santa Maria Assunta, che nasce sopra i resti della Pieve di Santa Maria, di cui ancora in facciata si vede la colonna con capitello in travertino. La Pieve tra il 1456 e il 1507 fu completamente restaurata per diventare cattedrale. L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate, quella centrale maggiore e le due minori laterali. Inoltre qua troviamo importantissime opere d'arte di vario genere, dalla pittura alla scultura. Su tutte, la Natività di Pietro Berrettini e Aiuti, datata al 1650. Un'altra opera interessante presente qui all'interno della cattedrale è un gruppo scultoreo in terracotta che rappresenta la Pietà, opera del 1200. Il percorso che oggi ci porterà in giro per Cortona sarà un percorso sotto il segno di San Francesco. Ma perché San Francesco qua a Cortona? Il santo è stato presente più volte e numerosi sono stati i seguaci che ha trovato qua nella città di Cortona, come ad esempio Guido Vagnottelli, passato alla storia poi come Beato Guido Vagnottelli. La chiesa di San Francesco fu progettata da frate Elia Coppi da Cortona. Lo stile della chiesa è molto semplice anche nella facciata, dove troviamo un portale trecentesco e nella parte alta un occhio. La chiesa all'interno è molto semplice, una grande aula unica con il tetto a capriate lignee. Sui muri ancora sono visibili alcuni degli affreschi trecenteschi che decoravano la chiesa. Negli altari seicenteschi, tra le varie pitture interessanti, troviamo la bellissima Annunciazione di Pietro da Cortona, realizzata nel 1669, ultima opera realizzata dall'artista prima della morte. Numerose sono anche le reliquie all'interno di questa chiesa, come il frammento della Croce Santa, riportata a Cortona da frate Elia nel 1245, dopo una missione di riconciliazione con l'imperatore d'Oriente, Balduino II. Molto interessante, accanto all'altare maggiore, è la teca di vetro che ospita tre oggetti appartenuti a San Francesco: il cuscino funebre, la veste e l'evangelario. All'interno della cantoria è possibile trovare il sepolcro di frate Elia, l'architetto che ha ideato questa chiesa. Recentemente è stata riaperta e grazie allo scheletro del teschio è stato possibile ricostruire il volto di frate Elia da Cortona. Una volta usciti dalla chiesa di San Francesco e presa la ripida via Berrettini,
arriviamo nell'area del Poggio, dove troviamo numerosi conventi di clausura, come il convento delle Clarisse e il convento delle Cistercensi. In questa zona troviamo anche la chiesa di San Cristoforo, che è la chiesa più antica all'interno delle mura della città di Cortona, consacrata nell'anno 1192. All'interno oggi la chiesa ha un aspetto prettamente settecentesco, anche se è possibile trovare alcune opere precedenti, come gli affreschi alle pareti risalenti al XIV secolo. In questa zona della città troviamo anche la chiesa di San Niccolò, realizzata nel 400 dalla confraternita di San Niccolò. Uno dei confratelli di questa compagnia era Luca Signorelli, un importantissimo artista nato proprio qua a Cortona e dove all'interno di questa chiesa ha lasciato importanti opere d'arte. Una volta all'interno della chiesa siamo colpiti dalle decorazioni di questo ambiente, a partire dal bellissimo soffitto cassettonato. Nell'altare principale troviamo la Deposizione di Cristo, opera di Luca Signorelli. Quest'opera è molto interessante perché veniva portata in processione e quindi è decorata su entrambe le facce. Da questa parte appunto la Deposizione di Cristo e nella parte posteriore una Madonna in trono con Bambino tra San Pietro e San Paolo. Continuando il nostro itinerario sulle orme di San Francesco, arriviamo nella parte sommitale della città di Cortona, dove troviamo la chiesa dedicata alla patrona Santa Margherita e nella parte superiore la fortezza voluta da Cosimo I de' Medici nel 1551. Qua in epoca medievale già si trovava una chiesa dedicata a Santa Margherita. Quella che vediamo oggi è un rifacimento ottocentesco. L'unico elemento che proviene dalla chiesa medievale è il rosone che vediamo in facciata. Santa Margherita nasce a Laviano nel 1247. Si accompagna ad un nobile uomo di Montepulciano dal quale ebbe poi un figlio. Siamo nell'Italia del XIII secolo e avere un figlio da un compagno senza essersi sposati è una cosa fuori luogo, decisamente fuori luogo. Un giorno il compagno di Margherita venne ucciso durante una battuta di caccia e questo evento segnò completamente la vita di Margherita. Sola con il figlio attraversò la Val di Chiana, arrivò qua a Cortona e diventò una terziaria laica francescana, dedicando tutta la sua vita all'aiuto degli altri, dei più bisognosi. Oggi all'interno della chiesa di Santa Margherita, nell'altare principale, all'interno di una bellissima teca disegnata da Pietro da Cortona, c'è il corpo della Santa. Osservando il corpo da vicino si vede come innanzitutto abbia ancora la veste che portavano le terziarie francescane e il corpo è perfettamente conservato, come se fosse stato trattato per essere preservato, cosa che in realtà non è avvenuta. Il corpo della Santa, prima di essere esposto sull'altare maggiore, si trovava nella tomba che è alle mie spalle, una bellissima opera d'arte senese del 300. Adesso l'ultima tappa del nostro percorso francescano qui a Cortona, l'eremo delle Celle. Dopo aver visto la chiesa di San Francesco con la tomba di Fratelia e gli oggetti del Santo di Assisi, essere passati dalla chiesa di Santa Margherita,
terziaria laica francescana, ci troviamo nel luogo francescano per eccellenza qua a Cortona. Il convento fu fondato nel 1211 da San Francesco, quando un giovane cortonese, poi diventato beato, Guido Vagnotelli, donò al santo di Assisi questo territorio. Il convento, per come lo vediamo oggi, è frutto di un accrescimento nel corso dei secoli. Il nucleo più antico, però, è la cella dove San Francesco si ricoverò pochi giorni prima della morte e la piccola chiesetta del convento. E ora che lo sai, vieni anche tu in Valdichiana.